Ciao amici di YouTube, qui con voi è Sciale Boom. Oggi ragazzi siamo in un nuovo video. Oggi ragazzi finalmente siamo ritornati con il campionato che tutti conoscete qui su YouTube, la YouTuber League. Finalmente è arrivato il momento del Napoli YouTube. Sicuramente avrete visto le formazioni, la partita che è uscita ieri sul canale di Federico Marconi e trovate anche tutto in descrizione. Ma oggi in questo video vedrete il backstage, il dietro le quinte di quella che è Napoli-Milan. Esattamente ragazzi, dopo 6 mesi siamo ritornati a giocare la YouTuber League. Prima partita del girone, noi siamo nel girone con il Milan e con la Roma. Questa prima partita la giocheremo in casa all'Hippo Arena di Agnano e la giocheremo contro il Milan. Per me è la prima volta contro il Milan. Alla YouTuber Summer Cup hanno già giocato a 5. Sapete tutti quello che è successo con Ragnar, Mirko, vabbè, lo sapete già. Oggi ragazzi non è facile, perché comunque il Milan è forte, però noi abbiamo 2 innesti importanti che sono Patrizio e Fabio, che dopo vedrete. Ragazzi siamo a poche ore dalla partita, l'evento è alle 17:30. Vi invito a lasciare un bel mi piace, a iscrivervi al canale se volete altri video del genere. Qui abbiamo tutto, tutto pronto. Vi faccio vedere che oggi inauguriamo una nuova maglietta, sciale numero 3. Vi dico anche perché del numero 3, è uno dei miei numeri preferiti, è il numero preferito della mia ragazza e 3 è il numero perfetto. Da difensore centrale mi sacrifico per la squadra, per il bene del Napoli YouTube giochiamo in difesa e speriamo di fare una bella partita. Ora mettiamo tutto nel borsone e ci vediamo al campo. Bravo, sto giocando più a questo. Ci siamo! Per iniziare bene, crostini e mostre, ma non è una pubblicità. Dove? Il rito di Sciale Boom e Dario Picardi. Dario, facciamo io e te. Che onore. Questi crostini. Ha un giorno messo in bocca. Mamma mia. E degli scalzi. Questa campione che stiamo facendo. Mamma mia, hai fatto un cazzo di tutto. Via, dove tirare il partito. Dai, prima di iniziare a riscaldarci, massaggino. Dovrebbe essere una lesioncina perché è un punto fisso. Quando si è fatto male, che hai sentito? Una sorta di coltellata, una puccicata, un po' tirata, una fitta, leggermente. Potrebbe essere quello, ma secondo me è una cosa piccolina, perché comunque c'hai relativamente non troppa perdita di forza, però ce l'hai, quindi se giochi deve essere male. Rischiamo. Bene. Vi ripeto, vi ho mandato la formazione sul gruppo di com'era, che ovviamente ogni 15 minuti, purtroppo questa è la regola, dobbiamo cambiare ogni 15 minuti, 2 persone escono e 2 persone entrano. Cominciamo con Baffo e Fuse fuori. La formazione iniziale è che quella, credo che per la maggior parte del tempo sarà più o meno come posizioni così. Dare in porta, Ale sinistra, Patrizio destra, Sciale centrale. Super Alan esterno destro, Di Mauro, si fa tutta la partita da centrocampista centrale. Crispo sinistra, però vediamo durante la partita come si mette. Mirko davanti, cominciamo così. Allora innanzitutto darei il benvenuto a Patrizio per questo nuovo ingresso da parte sua. Patri, ti aspettavamo da un sacco di tempo, tu lo sai. Cerca subito di entrare nel gruppo, di mentalizzarti, perché tu per noi sei l'uomo in più e contiamo molto su di te. Ragazzi, per tutti gli altri ormai ci conosciamo, però voglio che stasera in particolare pensate un attimo alle vostre potenzialità. Ricordate che stiamo giocando qua a casa nostra. Deve essere un onore per noi che questi ragazzi sono venuti a vedere noi, Wagyu, che stiamo rappresentando il Napoli in questo momento. State indossando una maglietta azzurra in questo periodo pure particolare. Dopo lo scudetto, la sogniamo questa YouTuber League. Quindi dobbiamo subito dare un segnale forte, deciso e forza azzurri. Dai, vai giù! Dai! Dai!
aiu- e aiutiamoci l'uno con l'altro. Aiutiamoci. Manna. A centrocampo, in difesa, mi raccomando. Senza pure Metti. Non li sottovalutiamo e ci attamma la capa. Cioè dovrei tipo trovare subito lo sfogo sul fallo io. Cioè capito? Io vorrei passare la palla subito a te. Massimo più controllo, la posso un attimo, alzo la testa e te la do. Questo sarà sempre il movimento che voglio fare. Così poi tu parti e ci proviamo. Quando sei alla difesa, centrocampisti, venite a coprire per favore. Senza urlare, con la testa. Questa partita la fanno i centrocampisti. Chi viene a coprire in fase di non possesso? Chi viene a prendere palla in fase di possesso? Capito? Squadra, cioè ormai è passato un anno da che è iniziato il tutto, quindi ormai ci possiamo considerare squadra, amici fuori e famiglia. Quindi diamo tutto per questa maglia e per questi ragazzi. Aggiungiamoci. Una cosa, qua diamo amici, non forse stiamo sperando pure sabato e domenica. Esatto. Vai. Tutto questo. La è tua. Chiago Manneca! Chiago Manneca! Chiago Manneca! Angelo Carpagni, subito in porta, subito da Mario Vellice di Milano, che calcia ancora Dario, la tiene lì, la orientata a una sana competitività. Crespo, che parte dentro a sinistra, mentre nella Milan davanti c'è Berlini, subito seguito da Lazza, terza e 22, il campo sta finendo, la tiene in campo Lazza. I Berlini provano a connettersi, sale e antezona tiro, apertura per Crespo. Crespo, Ragnar, poi Calia salva. Carpani sul fondo. Genesi. Lavora di suola, lavora bene. E poi Crespo che si è passato a centrocampo, non vuole dare punti di riferimento il nome. Vicino a Iannace, supera da Nelson. Giocata di Crespo che poi non salta Filadelfia, se la riprende su Nelson. Si minacciano molto le due squadre in questo pio, entrambi vogliono tenere il pallino del gioco in mano, mentre Sciale rischia, ma si la cava su Berlini. Vai a Sciale a cercare su Fabio, vai! Vai, Dima!
maschio che lavora. Ragazzi, finisce il primo tempo 0-0, bella partita, tirata, tosta. E dire un'altra cosa, ragazzi, dietro la gamba, dobbiamo stringere i denti. Vediamo il secondo tempo come va, però bella partita. Anche una faccetta imparata, mamma mia. Ragazzi, quest'anno ci siamo stati scendendo su di me, più basso a livello proprio strutturale. Cercatemi di più, io me la chiamo sempre. Non si può come sta cosa, capito? Soprattutto fare il stagno, era proprio buono. Se tu prima della cosa, Dai due passi, Dani, addosso, verso, bravo, bravo. Se ti vuoi lasciare, rischiare un pochino, e poi Dario, va bene, Dario. Non è successo il tempo, non riesce a scappare, non riesce a non riesce a girarsi, forse è quello che ti dirige già questa carica. Parte Crispo! Sul fondo!
Palenzeranza, 20 ma 5. Che continua a far paura, cross sul secondo palo, colpo di testa, rimettere dentro Di Mauro, grande Di Mauro, scivola, fino alla fine il Napoli, con le mani Fius, cerca Mirko Crispo, palla che viaggia verso Chianese, rientra, Chianese, Ragnar, ultima palla della partita, ha pescato il vetrino, parte Berlini, deviazione, traversa, finisce 0-3 per il Milan, la sconfitta che non mi aspettavo, che nessuno si aspettava, c'è tanto rammarico, male, malissimo, non abbiamo fatto nulla di buono oggi, no, non so che cosa dire, abbiamo giocato malissimo, non ci siamo comportati da squadra in mezzo al campo, cosa che loro hanno fatto, hanno giocato tutti col sangue, con l'anima, niente, io sono uscito per, non ce la facevo più, mi tira troppo dietro la gamba, voglio, non ce la faccio neanche a camminare, ho cercato di stringere i denti, ma io già dall'inizio sapevo che non ce la facevo. Cerchiamo di migliorare, di fare 3 punti a Roma, non sarà facile, però sempre Forza Napoli e sempre Forza Napoli YouTube. Ragazzi, il video finisce qua, spero vi sia piaciuto nonostante la sconfitta, vi ho fatto vedere anche cose al di fuori del campo, al di fuori del video di Federico che vi ricordo in descrizione. Niente, voglio, finita 0-3, ormai le cose ce le siamo dette, anche nello spogliatoio abbiamo parlato di alcune problematiche che comunque ci sono e bisogna migliorare. Il primo tempo abbiamo giocato la squadra, il secondo no, loro sicuramente erano più forti singolarmente. Il difensore dietro, voglio, ha spostato gli equilibri e si è visto. Niente, sempre Forza Napoli, ci vediamo in un prossimo video. Ciao, spero di riprendermi, ma qua ci strappata buona. Ciao.